La fattura elettronica può essere trasmessa solamente in tre modi: utilizzando la PEC aziendale, utilizzando intermediari abilitati come la federazione o intermediari non abilitati come le società di software, oppure utilizzando i servizi gratuiti dell'Agenzia delle Entrate. Ogni società dovrà valutare la propria situazione e le proprie esigenze in base alla dimensione aziendale e al numero di fatture che andrà a emettere o ricevere. Probabilmente le cooperative più grandi saranno interessate ad utilizzare sistemi più evoluti e tecnologici utilizzando i servizi messi a disposizione dagli intermediari. Le cooperative più piccole probabilmente potranno utilizzare sistemi meno complessi e meno strutturati come servizi gratuiti dell'Agenzia delle Entrate. Scorcigliamo invece l'utilizzo della PEC, che presenta problemi legati ai suoi limiti di spazio e complessità nella gestione delle ricevute. Le cooperative interessate ai servizi di intermediazione della federazione potranno contattare l'ufficio fiscale operativo, che vi darà tutte le informazioni e l'assistenza del caso.